Salut à tous et bienvenue, c'est moi Irlanda. Oggi torniamo a parlare di musica. Come ho già fatto in un video precedente, ho selezionato per voi 5 canzoni di un cantante francese per imparare la lingua o migliorarla e per conoscere meglio la cultura francese. Infatti, come spiegavo nell'altro video, che vi metto nella descrizione se non l'avete ancora visto o se lo volete rivedere, le canzoni aiutano tanto l'apprendimento di una lingua per tanti motivi, ma prima di tutto perché è piacevole e quindi memorizziamo più facilmente. Allora, chi è questo grande artista? Charles Aznavour. È il cantante francese più conosciuto al mondo. È stato anche definito il cantante più importante del XX secolo. Sono 70 anni di carriera, 1300 canzoni, tra cui tanti successi, e interpretate anche in altre lingue, anche in italiano. Insomma, è riuscito a conquistare il panorama musicale internazionale. Ecco le 5 canzoni che ho selezionato per voi. Numero 1, Je me voyais déjà. Oui, je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. È con questa canzone che ha avuto veramente il suo primo grande successo. È una cosa che trovo abbastanza ironica perché sembra una canzone autobiografica. Sembra che parla dei suoi primi anni di carriera. Parla di questo artista molto bravo che dà tutto al suo pubblico, ma che in cambio non riceve il successo che merita veramente. Infatti, Aznavour ha iniziato giovanissimo nel mondo dello spettacolo, ma all'inizio ha avuto molte difficoltà, ci sono voluti anni, un po' per il suo fisico, un po' per la sua voce, che in realtà dopo è diventata la sua particolarità. Numero 2, ovviamente la Bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Non poteva mancare questa canzone perché è la sua canzone più famosa, ma è anche la sua canzone preferita, anche se non ha scritto lui il testo. Ha fatto la musica, ma il testo è stato scritto da Jacques Plante, ma gli è piaciuto tantissimo. Parla di un pittore e della sua musa che vivevano una vita da bohème a Parigi. Ricorda questo tempo felice, erano felici insieme anche se avevano poco e niente, quindi parla di nostalgia. E arriviamo alla terza canzone, Hier encore. Hier encore j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Anche qui ritroviamo il tema della nostalgia. Infatti è un tema che comunque ritorna spesso nelle sue canzoni e parla del tempo che passa, parla della giovinezza, si ricorda hier encore j'avais 20 ans, quindi ieri ancora avevo 20 anni, proprio quando diciamo sembra ieri. Numero 4, Emmenez-moi. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre. Portatemi dall'altra parte del mondo. Parla di andare altrove, lontano, dove c'è il sole, dove non c'è noia. Quindi c'è proprio questo desiderio di andare via,
di partire in questo paese meraviglioso dove sembra tutto più bello. E infine la numero 5, Comme ils disent. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. È la prima canzone francofona a parlare di omosessualità. Era il 1972 e aveva capito che era importante parlarne e ha continuato a farlo. Ha cantato questa canzone sempre. Voilà. Le canzoni di Aznavour parlano principalmente di amore e di nostalgia. Per lui il testo era qualcosa di molto importante perché doveva parlare, doveva dire qualcosa, passare un messaggio, far sognare. E per lui era importante tradurre le sue canzoni, quindi interpretarle nelle altre lingue, perché voleva far conoscere questi testi francesi a tutti. Con lui abbiamo proprio la dimostrazione che le lingue sono importanti e che veramente ti permettono di aprirti al mondo, di comunicare. Voilà, sei tu! Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi abbia invogliato a scoprire di più su Aznavour e sulle sue canzoni. Vi metto nella descrizione un'intervista che ha fatto quando è stato invitato in una trasmissione francese che si chiama C'est à vous, 2 giorni prima della sua scomparsa. È molto interessante. Se non l'avete ancora fatto, non dimenticatevi di iscrivervi, lasciare un like e condividere. Merci, ci vediamo al prossimo video. A bientôt!